Processo di ricostruzione e idee di sviluppo del territorio attraverso una politica che vada oltre la gestione dell'emergenza. Si è parlato di come costruire luoghi sicuri ieri pomeriggio nella sala consigliare della provincia di Chieti in un incontro organizzato da Fratelli d'Italia alla presenza dei parlamentari Etel Sigismondi e Guirino Testa, ma soprattutto del commissario straordinario per la ricostruzione nel centro Italia Guido Castelli e del presidente della regione Marco Marsiglio. Fondamentale e decisivo che la ricostruzione, ove necessaria, sia considerata un mezzo non solo e non tanto per limitarsi a ricostruire le case, ma anche per cercare di costruire un Appennino contemporaneo capace, attraverso anche misure di sviluppo dedicate, di aderire pienamente alla contemporaneità. Questo vuol dire affrontare la sfida delle transizioni ambientali e digitali, questo vuol dire creare posti di lavoro, perché attraverso le innovazioni che la ricostruzione porta con sé è possibile, come dire, fare delle anticipazioni che potrebbero essere considerate come una sorta di laboratorio rispetto al dramma delle aree interne dell'Italia che tutte soffrono. Noi siamo intervenuti in questi anni rafforzando decisamente l'ufficio speciale della ricostruzione. La ricostruzione post-sisma che competeva alla regione ha avuto un vero e proprio decollo. Ormai siamo alle battute finali di tutta la fase dell'istruttoria, si moltiplicano anno per anno, il commissario Castelli ne è buon testimone e può citare bene i dati, l'apertura dei cantieri e i fondi spesi per ricostruire un territorio sicuro e che possa quindi restituire vita ai borghi devastati dal terremoto, ma farlo nella garanzia della sicurezza.